che vuoi che andiamo là? Sì, Aurora, sì, vai tranquilla. Te l'ho promesso, oggi ti porto in un posto magnifico e voglio farti anche un regalo. Scegli qualsiasi cosa e io te la farò fare. Papà, proprio qualsiasi cosa, qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa tu voglia, oggi potrai farla. Ho un'idea. Lioncini, aspettatemi qua, arrivo subito. Guarda qua, papà, che ho mandato. Hai visto? Ho mandato Diana. Vai, che sei felice che sono qua. Ti porto al parco acquatico con Diana. Ti avevo detto che potevi scegliere qualsiasi cosa al mondo. Ma no, Diana, insieme avete fatto sempre solo danni. Ma no, papà, oggi facciamo le brave. Non dico più brave, vero Diana? Sì, ti giuro che facciamo le brave. Sì, te lo è una promessa. Voglio provare a darvi un minimo di fiducia. Anche se, Lioncini, queste due insieme hanno fatto sempre solo un sacco di danni. Andiamo, dobbiamo prendere da mangiare se volete mangiare quest'oggi. Pure per te, Diana. Oggi saremo delle belle. Sì, che bello! Ma allora tu ti sei già trasformata in una belle, io no. Tranquilla, ti vesto io, stai tranquilla. Guarda quante cose ho comprato. Ho preso le pizzette, due pizzette, sei pizzette piccole, due pizzette grandi, i craft, vuoi pure i panini adesso? Ma io non voglio i craft, perché dentro hanno la crema, a me non mi piace la crema. No, non capisci proprio niente, allora prendiamo l'acqua e andiamo a prendere anche i panini. Ma papà, quanto manca, andiamo, io mi sto stufando qua dentro, guarda, guarda che cosa che c'è. Papà! Oh, non posso resistere, guardate che cosa ho comprato, devo mangiarlo subito. Faccio veloce, promesso. Dai, 5 minuti e andiamo al parco acquatico. Faccio velocissimo, veramente, ok? Uffa, appunto, mi sto annoiando. Adesso ti aspetteremo, ci vediamo dopo, Lioncini. Ciao. 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 Ma sapete dove siamo? E ovviamente tutto il peso ce l'ha Papà Mike. Guardate che cosa hanno loro. Un pacchetto di patatine e i loro costumi. Ma dobbiamo fare tutto. Non fate mai, bambini. Ascoltatemi. No, sto scherzando. Come fare senza Aurora e Diana? Mi divertirei tanto di più. Cosa c'è? Ma dobbiamo fare tutta questa cosa. E certo, cosa siamo speciali noi che saltiamo? No, entreremo cantando la nostra canzone. No, meglio di no. Stavo ammazzando questi due. Non hanno capito niente. Io sono venuto qua per dormire. Altro che andare a giocare sui giochi. Oggi Papà Mike si rilassa. La Laura lavoro, Aurora va sugli scivoli, Papà Mike dorme. Facile, non è venuto nemmeno Bau. Ragazze, ferme. Venite qua un attimo. Ma cosa vuoi adesso? Dici, Papà Mike, cosa vuoi? Vi siete dimenticati la crema! Altrimenti il sole vi scotta, vi batte sulla testa e poi diventate ancora più sciocchi di quello che siete. C'è un piccolo problema. C'è caduto il barattolo della crema. Aurora, stai buona, non ti preoccupare, in qualche modo lo facciamo funzionare. Non funziona niente, Aurora, aspetta un attimo. Ho un'idea, se lo apri, hai dovuto... Ma che se lo apri? Eccolo, funziona, Auri! Perfetto, girati, silenzio, girati. Ora ci penso io. Dimmi come c'è! Girati, stai buona! Fermo qua! Aspetta! Chiudi gli occhi! Sulle vie le mani dalla bocca! Ferma! Una! Perfetto! Ora puoi andare! Ma papà, mi porti tutta sporca così! Guarda, sono piena di crema! Bisogna spermarla! È vero! E poi è fredda, perché l'hai messo anche nella faccia? Dai, Aurora, ti aiuto io! Vieni qua che dopo andiamo a divertirci negli scivoli! Grazie Diana, perché papà è un pochino impazzito.
lo sai sempre che fa gli scherzi. Prego, non Aurora. Sa fare molte cose. Guarda, anche qua c'è le gambe. Perfetto, ma andiamo. Ciao, ciao. Ci vediamo dopo. Addio, ragazze. Inizia il mio relax. Fammi appoggiare qua. Leoncini, ci vediamo fra qualche ora. Buonanotte. Ma io non sono capace. Tu sì che sei capace. Io non lo so fare. Tranquilla sorella, ci penso io. Andiamo a trovare prima una piscina. Questa forse è troppo alta per me, ma adesso ti faccio vedere come devi fare. Prima cosa, una vera base non si tuffa come gli altri. Devi tipo fare un salto figo, devi tipo metterti così, così tutti ti guardano e dicono guardatela quella là. Ah, allora devo essere bella figa, oh yo. Esatto, sì, dai, adesso però fammi vedere come ti tuffi. Va bene Aurora. Ok Aurora, ora vado. 3, 2. È questo schifo. Aurora, come sono andata? Una vera baddie? Sì, dai, hai capito un pochino. Però oggi imparerai tutto quello che ti dirò e poi diventerai perfetta. E voi non ci iscrivetevi al canale e mettete tantissimi mi piace per vedere oggi che Diana si trasforma in baddie. Prego, com'è una vera baddie? Tipo vai qua, vai nato, ti guardai qualcosa perché è così. Ma Aurora sei sicura che è così? Ma non ti preoccupare, ti insegno io. Io so tutto delle Barbie. E poi ti farò vedere adesso. Guarda come cammina bene la Barbie. Ok Aurora, non vedo l'ora. Sì. Senti l'acqua, non ha nemmeno freddo. Va bene. Aurora era bellissima. Ma dove sei cacciata Aurora? Non sei nemmeno messa la crema solare. Aurora, dove sei finita adesso? Leoncini si è messa la crema solare un'ora fa. Ogni ora gli ho detto devi tornare all'ombrellone a metterti la crema. Stavo dormendo, ho preso il sonno e non è mica tornata a svegliarmi. Fammi vedere dove potrebbe essere. Diana, guarda, sta arrivando il papà. Andiamoci veloci. Sì, andiamo. Trasformiamoci qua. Fammi andare a cercare in acqua. Oh, che vero freddo. Ma che cos'è questa cosa? È l'acqua dei pinguini. Aurora, dove sei? Devi venire a metterti la crema, Aurora. Aurora. Aurora, devi metterti la crema, Aurora! Guarda quest'occhio! Aurora! Vieni, piano! Siete pronti? Che adesso faremo un scherzo bellissimo da fare! E tu sei pronta, Diana? Aurora, ma che scherzo dobbiamo fare? Ti spiego io! Lui lo sai che adesso si sta cercando in piscina e noi andiamo piano piano dietro la sua schiena e poi con tutte le nostre forze li spingeremo in acqua davanti e poi noi rideremo e poi scapperemo. Hai bella idea Aurora, è fantastico. Adesso però dobbiamo andare da lui e spingerlo. Sei pronta allora? Sì, mi raccomando Aurora, spingi forte forte perché Mike è bello grande. Lo so, anche troppo grande, è ciccione. Sono caduto di nuovo da solo. Aurora, Aurora, mi sembrava strano di essere caduto un'altra volta da solo. Già è successo un altro episodio quest'estate, ma questa volta ho visto chi è stato Aurora.
che sta scappando del magico mondo di Ricky. È il parco giochi di... È il parco giochi di questo acqua park. Ora vado a prenderla e vedrete che tuffo gli faccio fare sia lei che la sua sorella Diana. Siamo al parco giochi, però dobbiamo andare adesso perché se papà ci prende sarà più tantissimo. No, andiamo! Venite qua, bambine! Andiamo, veloci! Se non ci prendi sarà più tantissimo. Adesso qua abbassiamo la testa che siamo abbastanza grandi. Gloria! Se ti trovo questa volta me la paghi, Aurora! Ti trovo, eh! So che sei qua nascosta! Auri! Ma guarda, ci ho scoperto come mai! Dobbiamo trovare un altro nascondiglio! Ma com'è venuto qua? Boh, non lo so! Adesso però dobbiamo solo scendere! Ma dove ci andiamo? Scusa! Ma allora scendiamo dagli scivoli! Sì, di là però andiamo! Andiamo! Veloce! Auri, papà Mike sta salendo sullo scivolo! Ma come facciamo? Adesso se andiamo all'altro scivolo! Sì, andiamo qua di qua! Sì, va bene, andiamo! Veloce! Oh, veloce, Diana! Scappiamo, Diana! Andiamo! Oh, oh. Andiamo, Diana! Dove andiamo adesso? Non lo so! Ah, ama gli estremi, estremi livelli! Ti toccherà andare nello scivolo come quando ero bambino, solo che c'è un piccolo problema, non ci vedi. Io sono troppo alto, guarda! Aurora! Diana! Venite fuori, non devo fargli mica niente io, figuratevi! Mi avete soltanto lanciato in acqua! E sono talmente arrabbiato che mi sono anche asciugato già! Adesso io come ci passo qua dentro? Ci passo! Leoncini, io ci provo! Aurora, Diana! Guardate dove mi state facendo andare! Sono grande per questa cosa! Sono ciò che ha dato i bambini di 5 anni! E io ne ho un po' di più! Aurora! Mi sono infallita, devo scendere da qua! Ai, sono incastrato! Mannaggia! Fammi scendere, va! Ci provo, Mi sono fatto malissimo! Dobbiamo muoverci! Dai, piano! Dai, Aurora, ce l'abbiamo quasi fatta! Andiamo! Dai, eccoci qua! Sì, ce l'abbiamo fatta! Poi quando arriva papà Mike, noi muoviamo questo e così lui cade giù! Sì, così non riesce più a salire! Sì. Bella idea, Aurora! Sì, brava! Aurora! Diana, venite giù! Beh, adesso vado a prenderle io! Venite qua giù! Aurora! No, saltate che mi fate cadere! Aurora, vieni qua! Aurora, vieni qua subito! Aurora! Aurora, ti metto in punizione per un mese! Aurora, per un anno! Aurora, per tutta la vita! No, adesso mi prendo io! Venite qua! Ragazze! Ragazze! Venite qua! Forse questo scherzo era ancora un po' pesante! Prendiamo tutte le nostre cose e scappiamo via! Io prenderò il mio zaino! Dai, andiamo! Tieni lo zaino qua! Sì, Auri, vai, andiamo! Calma! Leoncini, però anche oggi hanno vinto il derby. Però adesso noi dobbiamo scappare perché prima l'abbiamo buttato in acqua e poi le ingonfiabili là l'abbiamo fatto cadere. Quindi dobbiamo scappare subito. Iscrivetevi al canale e mettete tantissimi mi piace. Però adesso dobbiamo andare. Mannaggia Aurora, ma quanto parli! Dai, allora facciamo una gara. Dai, andiamo! Tira! Vai così, Auri! Che bello! Pronta, via!
succedendo? Ragazze, ma che state facendo? Laura, a te soprattutto, che ti reputi tanto quella... quella grande. Quando io e Aurora giochiamo con il pallone in casa, dici sempre che non possiamo usarlo. Cos'è? Sei così tanto speciale, te? Se rompete qualcosa questa volta, ad arrabbiarmi sono veramente io, avete capito? Papà, sta tranquillo, facciamo piano. Ma sei matto, hai usato pochissimo. Caro Mike, non ti agitare. E poi io sono quella che tra i due riesce a non rompere qualcosa. Invece tu sei quella che appena tocca un qualsiasi oggetto lo rompe. Stai tranquillo, continua a fare quello che stavi facendo. Sì, papà, lasciaci stare, che stiamo giocando, c'è lì subato. Wow, ma sei fatta? Alla fine l'avete sempre vinta voi, vabbè. Queste piante le finisco dopo. È tutta l'ora di lavorare. Cercate di far piano, che qua non tutti ci divertiamo con il pallone. C'è gente che deve pure lavorare in questa vita. Questo è sempre matto, non capisco niente. Dai, Laura, li giochiamo! Rara, sei pazza! Me l'hai tirato fortissimo! Guarda qua, vado! Adesso, Laura, te la tiro più forte io! Uno, due, tre! No, piano, 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 piano! Televisione! Guarda cosa hai combinato! La televisione nuova! Oh oh, non sono stata io! Ci sono tutti i ventirotti! Non sono stata io! È stata la palla! Sì, ma tu l'hai tirato il pallone, Aurora! Ma non è stato te! E poi sono sicura che io, che sono la più grande, prenderò la colpa! Anche se in realtà non c'era assolutamente niente! No, è stata la palla! Ma è stata la palla! Diamo la colpa al pallone! Sì, Laura! Abbiamo la colpa al pallone! Ragazze, tutto bene? Che cosa è stato quel rumore? Sembrava un vetro rotto. Avete rotto un bicchiere? Mettiamoci davanti alla televisione, copriamola. Secondo te la vede? Un po' sì. Prendiamo la coperta e la mettiamo sopra la televisione. Vai, prendi Lauri. Vai, mi raccomando, non dire assolutamente niente. Dovete darmi 5 euro! 5 euro! Piano piano, Auri. Sta arrivando. Posiziona bene, Auri. Perfetta. Ci siamo. Mettiti qua davanti. Papà, mi rivedi. Non è successo niente. Allora, devi stare in silenzio. Ma che vieni, non deve venire. Facciamo che devi giocare a sasso, carta, forbici. Sasso, carta, forbici. Non si può mai lavorare in pace qua. Ragazzi, sto arrivando. Ho perso pure la ciabatta. Cosa hanno combinato? Cosa hanno rotto adesso? E poi, non stavate giocando a pallone, scusa? L'avete tirato addosso da qualche parte? No, papà, abbiamo giocato un gioco. Stiamo giocando a sasso, carta e forbice. Però adesso cambiamo... giochiamo insieme. Sasso, carta, forbice. Però adesso cambiamo di nuovo, ho intenzione di giocare a nascondino. A nascondino? Ma non è che mi state nascondendo qualcosa? Leoncini, ne sapete niente voi? Ragazze, spostatevi un attimino, non è che mi state nascondendo qualcosa? Secondo me, papà Mike darà la colpa a me, ne sono sicura. Oppure la darà a comprare un pallone. Vediamo. Perché c'è una coperta sulla televisione, ragazze? Aurora, c'è sicuramente il tuo zampino, non dare la colpa a Laura. Adesso prendi e vattene. Non voglio più vederti in questa stanza. Anche tu, Laura, sparite per almeno 20 minuti. Guarda, però che povera televisione, cosa hanno fatto?
un segreto. Fortunatamente, quando l'ho comprata, c'era la garanzia di un anno e siamo ancora dentro. Nemmeno non colorare perché colorano tutto il giorno. Questo è certo. Non lo so, possiamo giocare con le bambole. Se vuoi. Auri, aspetta un secondo, devo andare in bagno. Vai. Stai fermo qua, per favore. Sì, sì, va bene Laura, ti aspetto in camera. Nina nanna, nina oh, questo figlio a chi lo do. Ragazzi, andiamo a fare stella, su. Oh, non è il mio. Laura, quando ci metti in bagno? Dai, esci! Sono sempre la sola! Non so. Fammi andare a controllare dov'è. Laura! Dove sei? Cos'è questo rumore? Ma sbaglio, Laura? Sta vomitando, c'è qualcosa che non va. Forse sta male, non so cosa. Laura, stai bene? Sì, Auri, sto bene, non ti preoccupare per me. Senti che è venuta qua, stavo facendo un giretto. Andiamo in casa. Un giretto, in casa nostra, un giretto. Vabbè, Auri, quindi che gioco facciamo? Stavo giocando un gioco con le bambole. Oh, belle. Leoncini, devo fare qualche domanda alla Laura. Perché non so cosa sta succedendo. Laura! Dimmi, Auri! Te prima hai vomitato? Io ho vomitato? Ma cosa stai dicendo, Auri? Non è vero! Stavo semplicemente lavando le mani prima! Ho sentito un goccio fortissimo di vomito. Ma no, Auri, secondo me ti stai sbagliando. C'è qualcun altro che magari qua vicino nelle altre case ha fatto questo rumore e pensavi fossi stata io. Ma no, stai sbagliando. Non ci rivedete, mi sa di che è una bugia. Vabbè. Auri, ascolta, ma perché non andiamo fuori a fare una gara di biciclette? Sì, andiamo, andiamo. Dai, Auri. 3, 2, 1, via. E mi dispiace, Aurora, sei troppo lenta, fammi passare. Aurora, ci pensavo per il cattivo. Schivali, altrimenti perdi. Aurora, devi tornare anche indietro. Cosa stai facendo? Ma vai, ma vai, ma dove vai? Ma non sai come si gioca questo gioco. Oh, mamma mia, i bambini piccoli. Quelli di una volta sapevano come si faceva. Invece quelli d'oggi, guardate, non sa neanche da che parte deve andare. Spiegatemi cosa sta facendo ora. Vado addosso adesso a lei. Ma sei fuori di testa, Auri. Aspetta un secondo. Cos'hai? Devo andare un secondino in bagno, Auri, ti prego. Non prendertela con me oggi, non so che cos'ho. Aspetta qua. C'è qualcosa di strano. Le avevo detto prima. L'unica persona che sa le cose è papà Mike. Devo dirlo assolutamente. Così lo scopriremo insieme. Papà! Papà! Posso dirti una domanda? Stavo montando un video, dimmi Aurora, cosa c'è? La lago non so finché va sempre il bagno. Prima l'ho sentito un rumore fortissimo. Ho paura se ha vomitato, non so cosa. Vabbè, Auri, non ti preoccupare. Magari ha mangiato qualcosa di strano. Stai tranquilla, Aurora. No, papà, ascolta me. Prima lei ha giocato con Laura. E poi lei è andata in bagno. E poi io l'ho andata a fare giocare con le biciclette. Ma io non lo sto capendo, Laura. Sì, ho capito, ma se non capisco niente, come parli? Come faccio a capire le cose? Prima parlo io. Prima parli tu, ma io non capisco. E poi sono andata a giocare fuori con Laura. Poi è andata in bagno ancora. Allora mi hai scontato? Davvero, Aurora? Mi stai preoccupando. Ma io e te andiamo a indagare Laura, perché non so cosa stava facendo soprattutto. Un sacco titubante di questa cosa, Auri. Però va bene, voglio darti ragione. Così neanche in un lavoro. Aurora, diventeremo due detective. Cerchiamo di capire che cosa Laura. Papà, proviamo a cercare delle borse di Laura. Fammi. Qua non c'è. Qua l'ho trovata. Va bene, Auri, controlliamo le borse. Però c'è un piccolo problema. Laura ne ha tantissime. Guardate. Ma le usa? Ce ne sono già due fuori, Auri. Lei usa di più quella rosa. Usa di più questa rosa? Vediamo cosa
controlliamo insieme, guardiamo se c'è qualcosa. Sì, così ci diamo fuori tutto. Allora, una bottiglia. Tu hai trovato una bottiglia, io ho trovato. Oh, c'è qualcosa. Sono due fazzoletti. Due pacchetti di fazzoletti. Perché così tanti pacchetti di fazzoletti? Un altro pacchetto di fazzoletti. Ma Pauli, sai che cos'è questo? Sì, che cos'è? È quello che tipo non so cos'è. È un metro. Che ci fa Laura con un metro? Non lo so, perché è pure nella sua borsa. C'è altro, Auri? Guarda là, io ho trovato un pettine. Non so perché. Questo è più normale per una borsa di una donna. Ma è normale un pettine. Sì, in effetti hai ragione. Continuo a dire, è una donna. È normale che abbia tutte queste schifezze in borsa. Guardiamo se troviamo altro. Papà, ho trovato qualcosa di strano, di strano. Cosa hai trovato, Aurora? Non te lo dico. Leoncini, volete sapere che cosa ho trovato, Aurora? Io sì, quindi mi raccomando, iscrivetevi subito al canale, attivate la campanellina e lasciate tantissimi mi piace. Al mio 3 auri lo tiri fuori. 1, 2, 3. Ma questo è un ciuccio. Sì, guardate, è un ciuccio. È rotto. Auri, tu è da poco tempo che hai levato un ciuccio, vieni qua. Papà, provalo, com'è? Papà, che tempo. Ma perché? Papà, è tutto sporco. Papà, sono più grande. Papà, questo è un bel indizio. Io l'ho già capito. Aurora, cos'è? Hai capito? Hai capito? È in testa. Ma senta, Aurora, papà, cosa possiamo fare? Che ne so, Aurora, io che ne so. Che ne so, Aurora, che ne so. Mike, Aurora, cosa state facendo con la mia borsa? Niente, Laura, guarda cosa stavo facendo. Volevamo provare a fare una cosa. Auri, dai, che facciamo come ti avevo detto. Proviamo a sfilare un pochino, Auri, un po' di qua. E voilà, giretto, che tocca a te, prova a farlo tu. Vai, fai una bella sfilata, Aurora. Bravo, Auri, così, vai, vai, Auri, bravo. Dammi questa borsa. Ragazzi, non permettetevi mai più di prendere la mia borsa. Contiene degli oggetti personali. Avete capito bene? Nessuna sfilata e mai più una cosa del genere. Avete capito? Papà, con me che fai così? Abbiamo capito, vero Auri? Sì, abbiamo capito. Non lo facciamo più. Sì, sei calma, però Laura, avevi ragione. C'è qualcosa che non va, te l'avevo detto. Si stanno nascondendo qualcosa. E poi, quel ciuccio. Forse non so perché è rotto. Quello che ciuccio è di chi è? Non lo so, Auri. Hai ragione. Laura è incinta. Oh, papà. Oh, non mi piacere proprio. Però andiamo a trovare degli indizi. Oh. Auri, chiamiamo la dottoressa. Sicuramente il medico di base sa già se Laura è incinta oppure no. Ci stai? Oh, bellissimo, dai, papà. Prendi il telefono, perché chiama tu, perché io non so che male bene. Ma no, Laura, ma chi dire? Io ti dico quello che tu dici e tu devi dirlo. Però devi fare. E qua dobbiamo fare piano. Adesso do il mio. Dobbiamo cercare di far finta di essere la Laura, ovvero tu hai la voce femminile, io ho la voce maschile. Quindi tu prova a fare la voce da signora. Anzi, proviamo direttamente col telefono. Ferma qua, vado a prenderlo. È in bagno, tanto ho il cameretta tua. Dove lo vuoi? Ecco. Dottoressa, buongiorno, sono Laura Trivella. Dottoressa, buongiorno, sono Laura Trivella. Volevo sapere se gli esami erano pronti. Volevo sapere se gli esami erano pronti. E quando dovrò farmi la seconda visita? E quando dovrò farmi la seconda visita? Tra qualche giorno devo fare la visita. Come tra qualche giorno? Grazie per la trovazione, dottoressa. Aurora, ma ti ho detto che fra qualche giorno devi fare la visita, perché la dottoressa era convinta che fossi Laura. Sì. Quindi abbiamo ragione, è incinta veramente. Sì, papà, se ci penso bene, se hai un bambino in pancia, devi andare a fartela controllare. Esattamente, Aurora. Per ora andiamo a vedere dov'è, perché non la vedo e non la sento più.
E io non sento nemmeno i rumori. Esatto, bravo, Auri. Mi raccomando. Piano, Aurora. Non fai le puzzette come al solito. Dov'è? Che buono questo cioccolato. Lo adoro. Avevo così tanta fame. Allora, che sta facendo? Cioccolato. Il nostro cioccolato. Guarda quello, guarda quello, guarda quello. Come quello di uovo di pacco senza di velocità. E poi, allora non mangiamo mai cioccolato. Sai cosa sono queste? Sono moglie. Oh, oh, papà, fai piano però, se non ci sento. Guarda quello, guarda quello. Le donne incinte mangiano tantissimo. E infatti lei questa volta con il cioccolato sta proprio esagerando, come le donne incinte. Però, se hai il libretto, bisogna leggere quello per mangiare. E lei non ha letto quello che... Hai ragione, ho capito cosa volevi dire. Avete capito voi gli uccini? Sicuramente no. Aurora voleva dire che comunque le donne incinte sono molto controllate, non possono mangiare qualsiasi cosa, devono stare attente agli alimenti che mangiano. E Laura non si è accertata di nulla. Dovremmo dirglielo secondo te? Ma non puoi. Sì, andiamo a dirglielo. Posso, non mi hai capito. Sì, possiamo dirlo. Ma proviamo a fare piano. No. Meglio che non gli diciamo niente. La sua reazione sarebbe sicuramente molto... Va bene, papà, ti ascolto te. Auri. Ho un piano. Come si fa a capire se una donna è incinta innanzitutto? Ok, proviamo a pesarla. Esatto, ci stavo pensando anch'io. Dobbiamo prendere quello di prima. La bilancia, dobbiamo prendere la bilancia. Dobbiamo trovare un modo per mettere Laura sopra la bilancia. Così vediamo se gli è cresciuto il pancione. E se pesa di più vuol dire che è incinta. E avremo tutte le certezze di questo mondo. Sì, però come facciamo? Oh, scusa amore, tutto bene? Ascolta me, soffriamo dopo. Un piano, vieni con me, ti spiego tutto. Perfetta, ferma, che sto succedendo? Allora, ascolta il mio piano. Reggi il gioco. Adesso mi peso, voglio vedere se sono ingrassato. Quanto peso? 85, 95. Bene, Aurora. Brava, Auri, pesati pure te. Vai, Auri. 18,65, mannaggia Auri, vorrei vedere se pesassi più di me, mancherebbe qualcuno da aggiungere al tuo peso, chi possiamo mettere? Tipo la Laura! La Laura! Laura, dove sei? Vieni un attimo! Vieni! Se volete mi peso anche io insieme a voi, con questo cioccolato e l'oncini non potete capire, fatemi provare. Prova! Quanto pesavate voi? Io 18 kg. 18? E papà non sa quanto pesare. Io credo di essere un pochino ingrassata. Ma va bene, non importa. Ogni tanto ci sta qualche chilettino in più. Cosa vai, farà mai? Vai a mangiare il cioccolato seduta. Va bene. Mannaggia. Ho messo su davvero tanti chili, non pensavo. Vabbè, l'ultimo pezzettino non posso lasciarlo qua. Papà, seguimi. È ingrassato un sacco, Aurora. Cosa devo fare? Prendo un foglio che devo scrivere una cosa. Cosa devi scrivere? Quello che abbiamo trovato tutto prima. Aspetta che ti spacchi pure la testa. Ma così quasi mi salto un pochino sul salta-salta. Vomito. Cosa stanno dicendo Mike e Aurora? Vomito. Sì. Ciuccio. Sì. Visita medica? Sì. Sì. Mangia tanto? Direi proprio di sì. È ingrassata? Sì. Sì. Oh, Auri. La nostra indagine penso sia giunta alla fine. Sì, è proprio giunta. Stanno dicendo che io ho vomitato e in effetti hanno ragione, oggi sto poco bene. Poi che ho il ciuccio in borsa e ce l'ho da un bel po', direi, sì, da tanto tempo. Mangio tanto! Beh, ragazzi, mi piace mangiare e automaticamente, sì, come dicono loro, prendo peso.
Ben 3,5 kg ho messo. E poi per ultimo, ma non la meno importante, è vero, tra qualche giorno ho una visita molto importante. E quei due sono convinti, sia Mike che Aurora, che io sono incinta. E secondo voi, Leoncini, lo sono veramente? Iscrivetevi subito al nostro canale, attivate la campanellina e mettete tantissimi mi piace per non perdere nessun video. Ma ovviamente la risposta non ve la do ora, dovrete aspettare il prossimo video. Ma come andiamo a saltare? Mi puoi spiegare? Dai, che è un gioco bellissimo, allora è facilissimo. Devi provare con un piedino alla volta a saltare tutte le sedie finché arrivi all'ultima. Sei pronta? Sì. Dai, piano piano. Che bello! Bravo, va bene che mi l'ha diritto come questo, perché non te la faccio? Cosa stanno facendo quei due? No, Auri! Se ti giro la sedia, però non vale, risulta troppo facile. Massimo, posso darti un braccio? Dai, dai. Oh! Allora, è molto bello come gioco. Dai, l'ultimo. Ok, adesso mi fanno all'indietro, quindi girati di là. Prova all'indietro, vai. Come si fa? Così, 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 proprio così, girati all'indietro. Aurora, cosa ci fai in piedi su quelle sedie? E tu, Mike, perché sei lì e non la fai scendere? Sì. Aurora, vieni giù. No, stavamo facendo niente di difficile, Laura. Gli stavo non spiegando. Ma Aurora, vieni giù che dopo prendiamo parola alla Laura. Stai qua. Non stavamo facendo niente di difficile, niente di pericoloso. Aurora è piccola e lo sappiamo che farebbe qualsiasi tipo di gioco. Ma tu, Mike, che sei più grande e adulto, non dovresti fargli fare dei giochi così rischiosi e pericolosi per la sua salute. No, guarda, Auri, stavamo facendo qualcosa di pericoloso. Ma, mamma Lana... No, Laura, però va bene, hai ragione te. Aurora, vieni giù e stai giù. Guarda, non possiamo più giocare insieme se la Laura ci divide. Okay. Ferma qua. Siamo tranquilli. Sì, siamo tranquilli. Che bello! Sto saltando fino in alto. Auri, ti stai divertendo? Sì, papà, bellissimo. Però mi è venuta già un'altra idea. Cioè, Auri, è qualcosa di carino o è pure uno di quei giochi rischiosi che Laura non ci farebbe mai fare? Papà, tranquillo, fidati di me. Adesso mi metto le scarpe. Questa cosa che io mi devo fidare di te mi preoccupa alquanto. Ma stai tranquilla, non è niente di pericoloso. Se lo dice Aurora ci possiamo fidare. Giusto, Leoncini? Voi che ne pensate? Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti. Attivate la campanellina e iscrivetevi subito al nostro canale. Fa tutto lei. Quindi, se volete vedere cosa stiamo per fare, iscrivetevi subito. Mi raccomando, cosa state aspettando? Non fate mica i furbi, Leoncini. Pronta, Auri? Ti sto per lanciare, piedi belli uniti, eh. Uno, due, tre. È bellissimo, ancora voglio farlo, ancora. Ti è piaciuto, Auri? Ascolta, poi voglio provarlo pure io, eh. Mi metto pure io i pattini e tu mi spingi, va bene? Forse non va bene. La prossima volta però mi compri i miei e ci provo. Dai, rifacciamolo. Ma non mi piace questo canale. Ma è possibile che non c'è su niente di carino? Ma sentite anche voi questo casino, Leoncini? Cosa stanno combinando Mike e Aurora adesso? Vado a vedere. Però aiutami a mettere sui birilli, se vuoi giocare ancora. Sì, mi ripassi, però dai, aiutami. E cadono, aiutami, dai, su, su, su. È sempre seduta per terra, però. Tutte le cose brutte devo sempre farle io. Allora, questo lo mettiamo qua. Ferma, Auri, ferma. Faccio questo, lo mettiamo qua. Oh, questa volta faremo strike. Li tiriamo tutti giù sicuramente. Allora, in posizione, come prima. Fai la pallina, fai la pallina. Ok, mani sulle ginocchia. Siamo pronti. Vai papà, più forte di prima. In posizione. 3, 2, 1, via. Papà, perché non ci abbiamo pensato prima questo gioco? In realtà, Auri, questa volta hai avuto un'idea bellissima. Non l'avevo mai giocato ai birilli con i pattini. Non ci voglio credere.
Mike, vi avevo parlato 5 minuti fa di non fare giochi pericolosi. E tu cosa stai facendo? Lanci una bambina contro dei cubi. È vero che sono di spugna, ma si potrebbe fare male. Quindi tirate via tutte quelle cose lì, sistematele. Io ora entro in casa e non voglio sentire volare una mosca. Anche perché stavo guardando la televisione e con le vostre urla non si capiva niente. Oh oh, penso che la Lara si sia arrabbiata con noi due. Adesso siamo sistemati subito. Devo togliermi tutto. Certo che non ci si può mai divertire, Auri. Dai, levati tutti quei patti. Auri, ma aspetta un attimo. Questa botta c'era già prima? Sì. Ah, per fortuna. Ah, altrimenti sì che si sarebbe arrabbiata tanto. Bene, vedo che avete capito. Continuo a fare quello che stavo facendo. Meno chiasso, grazie. Dai, faccio io. Non prendiamo ancora parole. Oh, il telefono di Laura! Papà, mi sta venendo in mente un bel gioco più bello! Ah, mi devo preoccupare, Auri? Ma no! Non è quello difficile, non è quello che mi faccio sempre male! Lascia giù questi cubi! Vieni qua! Rifitturiamo il telefono della Laura! Il telefono della Laura? Sì! Ma si arrabbierà tantissimo, Auri! Ma vabbè, ascolta me tu! E lei fa i cavoli suoi! Non si capisce, si arrabbierà tantissimo! Poi se la prende con me! Ma va là, stai tranquillo! Prendiamo i miei pennarelli! Tutti colorati, vado a prenderli! Controlla! Sì, io controllo il telefono! Ciao telefono, è stato bello vederti così privo di colori. Penso che Aurora ti farà proprio colore arlecchino. È una cosa bella, lo so. So che la Laura si arrabbierà, però è troppo divertente. Mi prendo subito, vado a tirare. È così carino però. Eccomi qua, papà. Oh, io faccio un cuoricino. Va bene, io faccio invece... Oh, questo nero mi piace, sicuramente rimarrà un bel ricordo. Sai che la faccio io, schivo. Io qua scrivo Mike. Papà, no. Vai, Auri, fai il cuoricino. Vai. Voglio farlo qua. Auri, ma un cuoricino blu non si è mai visto. Ah, tieni duro questo telefono. Tienlo. Ci devo sempre pensare io. Mi serve un colore un pochino più vivo. Tipo il verde, Auri. O l'azzurro, l'arancione. Fammi un po' di spazio anche a me, però. Vabbè, allora io uso l'arancione. Guarda, ma sai che lo facciamo? Io faccio una stella invece. Stellina. La Laura si arrabbia la vicina. Leoncini, guardate. Auri, com'è? È bellissimo. Scappiamo. I pennarelli dovevano nascondere, però, Auri. Dobbiamo fare. Su. Ciao telefono, è stato bello! Oh, finalmente! Ragazzi, vi devo dire una cosa! Mi sentite? Come solito non mi hanno sentito. Mike? Aurora? Ascoltate, io vado un attimino in garage. Se non mi trovate in casa è perché sono giù, va bene? Se c'è qualsiasi cosa non chiamatemi, d'accordo? Vabbè, spero mi abbiano sentito. Il mio telefono? Non l'avevo messo qua il telefono. Ah! Che cosa diamine è successo alla mia cover? Leoncini, voi ne sapete qualcosa? Scrivetemelo immediatamente sotto nei commenti. C'è lo zampino di Mike e Aurora, ne sono sicura. E poi non sono furbi, c'è scritto Mike e Aurora. Questa che disegno è? Una stella? Non lo so, e questo? Oh, adesso sono davvero alquanto arrabbiata, ora mi sentono. Aurora? Psst. Penso che la Laura abbia trovato il telefono e sia davvero molto arrabbiata. Papà, non c'è niente da dire. Si arrabbierà tantissimo con noi due perché abbiamo combinato un guai. Mike, Aurora, venite qua subito. Sono qua, Laura. Sono qua, Laura. Ecco,
Eccovi! Aurora, vieni qua subito! Immediatamente! Cosa hai combinato al mio telefono? Perché era tutto rosa, se no abbiamo fatto un po' di coloretti! Non hai niente... Stop! Stop! Vai subito in camera tua! Sei in punizione! Muoviti e non uscire più da là! Sei sempre arrabbiata! Via! Mike, adesso tocca a te, vieni immediatamente qua. Mike non c'è, se n'è andato via, torna fra un altro giorno. Ti vedo. Arrivo. Io non c'entro niente, avevo detto che non dovevamo farlo, te lo giuro. Io non ho fatto niente. Ah sì? E l'ha scritta Mike? Chi l'ha fatta? E non dirmi Aurora che non sa scrivere così bene. E guarda qua, mi sono anche sporcata per colpa vostra. Io non sono Mike, io sono Papa Mike. E comunque così secondo me è decisamente più bello rispetto a prima. Non mi interessa, ora dovrò pure mettermi a pulirlo e perdere ulteriormente il mio tempo di questa giornata. Adesso datti da fare, devi fare un sacco di faccende di casa, muoviti. Agli ordini. La casa è dall'altra parte. Sì, sì, è vero, hai ragione. Allora, prima non mi aveva fatto giocare con i pugni e con i pattini. E adesso Laura non ci ha fatto fare l'insegnare sul telefono. Ma non vuole fare niente con noi. Uffa, devo stare qua ferma nel letto. Uffa, uffa, uffa. Non mi fa mai fare... Oh, c'è. Cioè... Ehi, come stai? Male! Oh, ascolta, però dopo tutto non ha tutti i torti la Lauretta. Cioè, immaginati se l'avessi fatto al papà. Anch'io mi sarei un pochino arrabbiato. Ha ragione. No, per niente! Perché non ti fa fare niente? Prima abbiamo giocato con i pattini e adesso non ci fai attenzionare niente. Ma non possiamo fare niente però. Si dimentichi anche le sedie comunque. Però le sedie non ci fa fare. Però forse lo so, sei arrabbiato in questo momento Auli, però dopo tutto forse aveva ragione. Stiamo combinando troppi guai. Ma adesso cos'hanno che stanno urlando? Fammi sentire. Ma non possiamo fare niente però. Papà, sai cosa ti voglio dire? Che la Laura non ci vuole fare niente per niente. Voglio farla sparire. Hai capito o devo ridirlo? Ho capito, stai calma, vuoi che sparisca la Laura per sempre? Sì, e non vi beccate mai più, per mai più. Capito, mamma mia, quanto sei arrabbiata allora. Che la Laura non ci Leoncini, cosa sta dicendo Aurora a papà Mike? Farla sparire. Al desiderio di farmi sparire per sempre? Ah sì? Bene, adesso lo accontento. Due ore dopo. Oh, le mie cose le ho prese. Ora devo soltanto trovare un nascondiglio dove potermi nascondere per il resto della giornata, credo. Se non di più. Ma dove posso andare? Ho un'idea. Dove sicuramente loro non mi troveranno! Non c'è nessuno, vero, qua in giardino? Ah, che stupida! Aurora dovrebbe essere in camera e Mike a sistemare la casa, teoricamente. Vabbè, guardate, questa è la mia super macchina! E... ta-da! Ho preso le chiavi e mi nasconderò dentro qua! Venite con me! Tanto Aurora e Mike non mi cercheranno sicuramente dentro la macchina! Anche perché, se non ci sono io, queste chiavi non le può toccare nessuno! Entrerò nel baule. Come faccio? Devo avere più spazio, altrimenti non ci sto. Togliamo questi. E guardate cosa succede a questa macchina. Guardate. Come faccio? Adesso ci provo un'altra volta. Devo salire. In qualche modo devo salire. Mi sono incastrata. Aspettate un secondo, Leoncini. Adesso vi faccio vedere. Due secondi. Aspettate. Non ci arrivo. Ma perché non ti sposti? Devo solamente sistemare un attimino le cose. Aspetta. Allora, questo non mi serve più, quindi lo metto da questa parte. Ci siamo. Guardate, ora entro e mi chiudo all'interno. Aspettate, mi chiudo dentro, eh. Oh, ciao ciao. Leoncini, che ho già parlato con papà. Vorrei che andare a
finta, Laura. Non la trovo. Mi sono dimenticata che io volevo che Laura spariva per sempre. Quindi se è sparita per sempre, faccio quello che voglio. Aurora, ma cosa stai facendo? Mi sto lanciando perché l'ho sparita. Che cosa? Non sto capendo niente, Auri. C'è un casino assurdo in questa sala. Dobbiamo sistemare tutto poi. Come Laura è sparita? Sì, sì, ce l'ho andata per sempre. Che cosa? Mi stai dicendo che il tuo desiderio si è avverato? Avevi espresso prima che Laura se ne andasse per sempre. E ora Laura non c'è più. Sì, esatto, papà. Davvero? Quindi anch'io posso fare quello che voglio? Auri, ti propongo un qualcosa che Laura non ci avrebbe mai e poi mai fatto fare. Però Laura non c'è, quindi possiamo fare un qualcosa di davvero pazzo. Cioè, papà, che cosa faccio dobbiamo fare? Hai presente tutti gli orecchini, i gioielli. Insomma, tutte le cose carine che ha Laura. Che ne dici se possiamo prenderli? Anzi, non se possiamo, andiamo a prenderli e li indossiamo, perché noi non dobbiamo chiedere il permesso a nessuno. Così proveremo a essere la Laura per qualche minuto. Papà, andiamo a prenderli. Andiamo. Dovrebbero essere proprio di là in camera sua, vicino al comodino proprio, eh. Allora. Wow. Oh. Aspetta, non prenderli qua. Ferma. Portiamo direttamente tutto di là. Sì, andiamo. Io mi sto annoiando dentro questa macchina. Ma ora che ci penso, ci sono le telecamere, così spio cosa stanno facendo Mike e Aurora. Vediamo. Con cosa stanno giocando? Oh no! Non ditemi che quelli sono i miei gioielli! Mike sa che non deve toccarli. Oh Auri, ma ti sta benissimo quella collana. E anche quel bracciale, guarda, c'è anche la L. Però facciamo finta che ti chiami l'Aurora. Questo è un orologio, come mi sta? Ma al posto di giocare con queste cose, Auri, c'è qualcosa di più bello che potrei proporti. E cos'è? Giochiamo con l'iPad di Laura. Sì. Ci sono tutti i giochi per bambini, quelli che lei non ti fa mai giocare. Vuoi? E lo prendiamo di nascosto. Tanto lei non lo verrà mai a sapere. Ci stai? Sì. Tengo tutto. Pronto, papà, andiamo. Dai, prima io. Aspettami. Ma dove stanno andando adesso? Hai visto? Sai cosa? Oh, papà, ti lasci la foto. Sì, arrivo. Ma che polsuola, è piccolissimo. Mi piace. Ok, sono tornati in sala. Vai gli occhi. Glielo pitturiamo? No, questo dobbiamo usarlo noi. Dopo ci sporchiamo le mani. Allora, dammi qua, ti faccio vedere io come funziona. Io voglio provare gli occhi. Sì, stai calma, si accende di qua. Si sta accendendo, Auri. Stanno usando il mio iPad. Che bello. No, adesso gliene devo combinare una di quelle. Anche se non posso uscire da questa macchina, devo pensare a qualcosa. Escogitiamoli insieme, Leoncini. Cosa potrei fare? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Mi è venuto in mente una genialata. Devo fare un rumore pazzesco, così Aurora si spaventa. Perché voi dovete sapere che Aurora è una fifona e ha paura di qualsiasi cosa. E così loro si spaventeranno, soprattutto Aurora, e cercherà Laura. Ma Laura non c'è e gliela farò pagare di sante ragioni. Però, come posso fare rumore? Tirerò una cuginata sul finestrino! Non fa rumore, forse è troppo leggero. Qua ho qualcosa di interessante, no? Perché ho un libro, ho dei fazzoletti, avevo il telefono. Come ho fatto a non pensarci prima? Suono il clacson, perché qua dovete sapere che c'è una strada super rumorosa e di solito vengono fatti tanti incidenti. Loro non penseranno mai se è la mia macchina. Ora lo suono. Ci sono quasi. Pronti? Andiamo con. In effetti, Auri, sembra un rumore di un clacson.
Non è che qualcuno ha fatto un incidente? No, papà, ho tanta paura, voglio Laura. Per favore, andiamo a cercarla. E che ne so io dove è andata Laura, Auri? Volevi tanto che andasse via, ma adesso che sei andata via vuoi che torna? Sì. Avete visto come ha funzionato? Laura, per favore, puoi ritornare. Sì, Laura, ti prego, torna, dai, ci manchi tanto. Sto guardando la terza videocamera della nostra casa e vedo Aurora che è davvero tanto triste. E tra l'altro è seduta pure su questi gradini, ma ovviamente non mi vede perché io ho i vetri scuri della macchina. Mi manca tanto Laura. Poveretta, forse devo smetterla di stare qua dentro. Voi cosa ne dite, Loncini? Prima giocavo sempre con lei, adesso sono da sola con papà. Queste cose, acqua e ciambella. Vabbè, grazie, è stato buono, arrivederci, ciao, ciao, ciao. Manca tanto. ehi, dai Auri, entriamo che fa freddo, andiamo a farci la doccia intanto. Lo so, dai, prima o poi tornerà. Oh, non ti preoccupare, andiamo. Poveretta, si è messa a piangere davvero tanto. E anche Mike lo vedo molto triste. Secondo me ho esagerato troppo questa volta e credo che abbia capito la lezione. Oltre che Mike, forse. Io vorrei uscire da questa macchina. Ma le mie chiavi dove sono? Le mie chiavi della macchina dove sono? Non ci credo! Le ho lasciate fuori prima! Mi raccomando, dovete iscrivervi subito al nostro canale. E se riuscite, contattate Mike e Aurora e ditegli che sono in macchina. Aiuto! Buongiorno, Leoncini! Come state? Non importa come sto io. Oggi sarà un video magico. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate tantissimi mi piace per vedere altri contenuti simili. E ora iniziamo! Guardate che costruzione bella che sto costruendo! Aurora, dove sei? Mi hanno chiamato, vado! Papà mi aveva già chiamato che io stavo già giocando! Papà, dimmi cosa vuoi, avevo già iniziato a giocare! Aurora, tu stai tranquilla, vieni con me di qua che devo dirti una cosa! Capo! Bellissima! Dai, cosa vieni, c'è, vieni, Aurora? Vieni. Dimmelo! Aurora, devi aiutarmi a fare una cosa bellissima! Io non lo faccio, stavo continuando a giocare, vai. Ma no, Aurora, dove vai? Aurora, vieni qua, devi darmi una mano, ho bisogno di un tocco femminile per questa cosa. Mi servono proprio le tue manine dolci. Vuoi sapere che cos'è? Glielo diciamo ai nostri amici a casa? Sì, dai, dillo. Te lo dico subito. Allora, ho visto un video su una piattaforma del telefonino che stavo un pochino sgrittellando al su e giù. E c'era un principe e una principessa, erano bellissimi. E sai che cosa hanno fatto? Si sono sposati. Quindi sai cosa stavo pensando? Io sono il principe. Ok. E Laura è la principessa. Cosa possiamo fare? Andiamo a fare la casa tutta come un matrimonio. Laura è a casa. Dobbiamo sposarci, Laura. Io e la Laura ci sposiamo. Allora, mi aiuti allora? Sì. Complimenti, come mi piaci. Mi freddo fuori. Ragazzi, sono tornata. È andato molto bene dal dentista. Anche se mi ha messo questa cosa di ferro che mi fa malissimo. Laura, con quel coso. Si dice apparecchio, Laura. Ma Laura, ma
mamma è stata parecchio vent'anni, sai che cosa mi sembri? Che brutta! Mi ricordi che ti perdi durante la canzone? Laura, non dire queste cose proprio davanti alla Laura. Ti ho detto prima che dobbiamo fare una cosa bella con lei. Dai, dopo tutto non stai proprio così tanto male. Facci un sorriso. Dai, facci un sorriso. Non prendetemi in giro. Ma scalzoni, mi fa malissimo, guardate. Lo sapete? Posso toglierlo? E ovviamente non lo metterò perché mi fa troppo male i denti. Laura, facci un sorriso con l'apparecchio. Guarda qua. Sono bella? Sì! Molto bella! Come sono, Lumcini? Scrivetelo qua sotto nei commenti! Però sai anche bene parlare! Parlo bene? Sì! Oh, meglio così! No, mi dà troppo fastidio! Devo toglierlo, altrimenti non riesco a parlare! Ma guarda che in dentista ti dice sempre di metterlo! È un segreto tra di noi! Mi raccomando, non dovete dirlo a nessuno! Io lo dico al dentista! No, non dovete dirlo a nessuno, mi raccomando! E i picciolini? Io non so se con questo apparecchio voglio ancora sposarla. È brutta, però non ho il coraggio di dirglielo. Vabbè, mai che vada, quando ci sposiamo gli dirò di levarlo. Paolo, tu smettila di prendermi in giro. Mamma mia, che male che stavi! Sì. Stai qua, bello, buono! Aurora, che casino hai combinato in cucina? Avevo sistemato tutto prima di uscire da questa casa. Veloce, tu prima sistemi tutto e poi sistemando. Vai, sistema veloce, allora passa. Quando trovo di qua, tra due minuti deve essere tutto pronto e sistemato. Ciao. La nana si arrabbia sempre, com'è possibile? Va bene, la lascio usare. Oh, se n'è andata la Laura. Oh, per fortuna, altrimenti mi dice di sistemare sicuramente qualcosa anche a me. Aurora. Ehi, ma che stai facendo? Ti ho detto che devi dare una mano. Scendi da qua, dai. Svegliati, vieni con me qua. Ascoltami. Allora, vedi, la sala è questa. Dobbiamo prendere praticamente la tutta. Ok. Da dove vogliamo partire, papà? Allora, io inizio spostando un po' di cose. Quindi, Auri, inizio dal divano. Vieni qua, dammi una mano. Allora, questo dobbiamo metterlo là in fondo, in modo da rendere qua un reparto magico. Va bene? Auri, tu spingi di là, io tiro di qua. Pronta? Spingi, Auri, spingi, dai, spingi forte, però Aurora, dai, spingi, non stai facendo niente! Spingi, Aurora, dai, spingi! Senti, papà, dai, calmo, io spingi, sono piccola! Auri, io ora ti ho aiutato con il divano, che era la cosa difficile. Ora, però, devo andarmi a mettere un abito molto bello, quindi mi raccomando, lascio tutto nelle tue mani. Sistema nel modo migliore che puoi e rendi tutto romantico. Papà, ci penso io, stai tranquillo. Allora, sto pensando, partiamo con un cuoricino qua, lo mettiamo qua in centro. Un fiore. Wow, li metteremo, sapete dove? Qua accanto. Ah. Oh, sistemiamolo. Wow, vuoi aiutarmi con me? Cosa devo fare allora? Una stanza che lo dico nell'orecchio, non dirò alla Laura, però. Oh, che figata! Matrimonio uguale soldi per Bau! Che bella cosa! Chi è che sto facendo adesso? Sarà bellissimo! Che bello, bruttissima! Papà, la Laura, che felice che sono! Wow! Ah, no, ancora! Un po' qua, un po' là! Cosa devo fare? Papà! Devo dirti una cosa un po' banale.
con il vestito? Dimmi, cosa c'è? La Laura si era agitata, mi aveva detto: cosa stai facendo? Io le avevo detto: è una festa dei miei amici. E lei aveva detto: va bene, se la Laura ti dice qualcosa, dille che sono le mie amici. Comando, papà, ti tengo occhio, non sbagliare. Ho capito, Laura, ho capito. Il piano in realtà era partito da me. Secondo te vado a dirgli alla Laura? Ma ho un problemino, Aurora. Non riesco a trovare nessun vestito per me. Papà, quella maglia è mio. Ecco perché non trovi nessun vestito. Ci sono tutti i miei vestiti piccoli, non ci stanno neanche per te. Lo so, Aurora, però magari... Che dici? Con una cosa così che è un pochino galante. Aspetta pure l'oescia. Potrebbe andare. Papà, questo è mio. Ecco come ci sono tutti i vestiti messi così al naso. Ma li lanci così. E io con cosa mi vesto? Tranquillo papà, ci avevo pensato già io. Sapevo che questo momento sarebbe successo prima o poi. Aspettami qua, arrivo subito. Ma com'è possibile che mio figlio di 4 anni se la cavi meglio di me nel vestirmi? Beh, in effetti, io non è che mi vesto poi così tanto bene di solito. Certo che, meno male, Aurora doveva metterci solamente 2 minuti in bagno. Invece ormai sono posati 30 anni, faccio prima diventare vecchia io. Ah, va a finire che tutta questa sala verrà arredata solamente da me. Me lo sento. Ah, c'è sempre una fregatura, raga, devi svegliarti. Ho trovato anche questi petali rosa. Ma sì, io li metto e li mescolo insieme a quelli rossi. Tanto è una semplice festa con gli amici, mica un matrimonio. Ecco qua, guardate che belli. Questi sono per te. C'è i pantaloni e sai cosa? La maglietta. La maglietta, tutto, ma a un'ora. Ma è qui dentro, guarda papà. Lo vedo, adesso lo provo. Ma scusami un attimo, la domanda che non mi torna. Come hai fatto a comprare questo vestito? Sai papà, sai quando io e Bauti rubiamo i soldini? Te ne ho presi tanti. Non è un problema per te, vero? Diciamo di no, questa volta mi hai proprio salvato. Beh, che dire, non mi tocca che provarlo. Siete curiosi di vederlo? Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti. Attivate la campanellina e lasciate tantissimi mi piace. Io ora voglio un po' di privacy, per favore. Spostatevi che devo cambiarmi. Eccomi Laura, sono lì da salutarti. Perché hai messo anche petali rosa, Laura? Io volevo mettere tutte cose rosse per terra. Come un matrimonio. Ma che matrimonio, Aurora? È una semplice festa tra voi amichetti, dai, su via, sono bene anche quelli rosa. No, Laura, questi sono dei cuoricini come l'amore. Fammeli vedere, per favore fammeli vedere. Allora posizionali, dai, muoviti però. E poi da che ora arrivano questi amici? Aurora, spiegami un attimo. Non lo so. Bene, vabbè. Mettiamo questo qua così. E adesso l'ultima cosa. Così. Sì, vabbè, Aurora, fai quello che vuoi. Ioncini, chissà che sta facendo papà Mike. Devo trovare una scusa come prima e devo andare a vedere. Laura, l'ultima cosa mia. Devo andare un attimo in bagno, aspettami qua. Papà, sono venuta a vedere cosa stai combinando. Wow, ma sei bellissimo. Ma, Auri, sei sicura che non sono troppo tirato? Come sta, Leoncini? Vi piace? Potrebbe innamorarsi Laura di me, ma soprattutto accetterebbe la mia richiesta di matrimonio? Certo papà, che la Laura si innamora di te. Sei proprio un papà della YouTuber. Sono il papà di una YouTuber o il papà più bello di tutti gli YouTuber? Sei il papà più bello di tutti gli YouTuber. Oh, grazie Auri, mi fa davvero piacere, eh? Sono pronto Auri, al grande momento. O la va, o la spacca, o la va. O me ne vado più di altro, perché vuol dire che io e Laura ci lasciamo se non ci sposiamo, perché vuol dire che lei non è la persona di Laura, e quindi Laura prende un altro. Oh, penso sia un altro, oh, mi tradisce, quindi mi sta tradendo, sono sicuro, mi sta tradendo Laura. Papà! Ci passa ancora? Ah, sì, scusami, mi sono un po' lasciato andare. Perfetto, Aurora, io vado. Sai già cosa dirgli? Certo, gli dirò
Ciao Laura, ci sposiamo, giusto? Non ti sai proprio fare con le donne, papà. Ti faccio vedere io. Guarda, tu sei questo e Laura è questa. Vai da lei. Vado da lei e dopo? E poi gli dici: Laura, quanto sei bella. Sei profumata come un fiore. I tuoi occhi brillano tantissimo. Quindi, vuoi sposarmi? Sposarmi? Così, giusto, Auri? Perfetto, ho capito tutto. Spero di ricordarmelo. Andiamo, che dici? Vieni, vieni, adesso andiamo. Andiamo, andiamo. Perché adesso cosa è successo? Ho sbagliato. L'hai preso, vero? Io pensavo solo di farmi la richiesta, ma non pensavo di spendere soldi pure per un anello. Già, tu e Mao mi avete rubato tutti i soldi per il vestito. Devo sempre io pensare tutto. Eccolo qua. Guarda quanto è bello. L'ho rubato il tuo amico, papà. Aurora, ma non si fa, non devi rubare le cose. Papà, vuoi sposarti? Sì. E allora, tieni questo anello. Subito, vai a Laura. Vado. Sapete cosa faccio? Lo metto nel taschino. Vai. Sono così emozionata. Il papà e la Laura si stanno per sposare. Che emozione. Secondo voi va a finire bene o male? E voi siete curiosi di scoprirlo? E allora iscrivetevi subito al nostro canale, attivate la campanellina e mettete tantissimi mi piace per non perdere nessun video. Allora andiamo. Papà, io ti vado da qui, va bene? Ok, arrivo. Vai, Mike, forza e coraggio. Laura, sarai mia. Ma che cos'è questa musica? Mike, sei bellissimo. Non ti ho mai visto vestito così bene. Vai, papà. Ormai, papà si sposa. Laura, ho una proposta per te. Wow. Laura, da quando ti ho visto, mi sono innamorato di te. Hai questi occhi così brillanti che mi illuminano tutte le giornate. Oh, come sei gentile! Hai un sorriso che trasmette alla mia anche a chi ha una giornata molto brutta. Quindi vorrei farti una richiesta. Cosa mi stai per chiedere? Laura Trivella, vuoi sposarmi? Sì! Sì! Voglio sposarmi! Voglio l'anello. Stavo sbagliando mano. Va bene. Oh, il papà mi ha chiesto di sposarmi! Leoncini, ci sposeremo! Alla location, ai fiori, al mio abito da sposa. E voi Leoncini, volete essere invitati al nostro matrimonio? Io voglio venire con te. Sì, ovvio, tu Aurora ci sei sempre con noi. E se voi volete essere invitati, volete vedere il video del nostro matrimonio, dovete scrivercelo subito qua sotto nei commenti. Attivate la campanellina e mettete tantissimi mi piace per non perdere nessun video. E ovviamente dovete iscrivervi al canale. Laura, andiamo a comprare il tuo abito. Poi fammi le mbappare, dillelo. Ok, andiamo, Auri. Ciao, Leoncini, ci vediamo nel prossimo video.